HIIT, l'allenamento ad alta intensità, si può fare solo da sani o anche con patologie? Lo vediamo fra 5 secondi. Benvenuti a tutti, sono Gianmaria Migliaccio, sono dottore di ricerca e questi sono i video basati esclusivamente su evidenze scientifiche segnalate dai membri della Sport Science Academy. Oggi parliamo proprio di un'attività che riguarda poi delle patologie. Su questa rivista Canadian Journal of Diabetes e quindi parliamo di diabete soprattutto di tipo 2 e quindi parliamo di una patologia che sarebbe proprio questa, la review del 2017 che ci dice: l'HIIT prescritto a pazienti con diabete di tipo 2 consente un miglioramento del controllo glicemico, della composizione corporea e della pressione arteriosa. Non sono cose da poco, ma non sono neanche cose, diciamo, da banalizzare, da rendere uguali per tutti, perché ovviamente c'è una patologia in corso. Per queste persone, insomma, se la porteranno tutta la vita e quindi ovviamente ne dovranno anche convivere, dovranno cercare di migliorare la propria qualità della vita. Poi ci sono altre condizioni, sempre con il diabete di tipo 2, legate magari alle donne, alla menopausa, alla post-menopausa. E su questo c'è un'ulteriore segnalazione che proprio uno dei membri della Sport Science Academy, Max Bau, ha voluto dare con noi. Ciao Gianmario, buongiorno a tutti. Segnalo questa review per due motivi principali. Il primo è che l'HIIT una ancora una volta può venire in aiuto anche di persone con patologie, in questo caso parliamo di donne in post-menopausa con diabete di tipo 2. Il secondo perché con l'utilizzo di questo protocollo HIIT permette di diminuzione di grasso viscerale e addominale. Chiaramente il tutto deve essere fatto con l'utilizzo del protocollo dopo un'attenta visita medica che permetta di lavorare ad alta intensità. Ancora una volta l'HIIT secondo me è una risposta interessante e intelligente per chi vuole provare a migliorarsi. Buona giornata a tutti, grazie, ciao! Ecco, condivido in pieno quello che ha segnalato Max, soprattutto per quanto riguarda l'opportunità di fare l'HIIT anche in pazienti con patologie e chiaramente anche la notizia che non deve mai passare, diciamo, in secondo ordine, quella di passare prima da una visita medica, da una specialistica, per capire che questo tipo di attività si può fare, è corretto. Allora, Canadian Journal of Diabetes, quindi comunque una rivista specializzata in diabete di tipo 2, soprattutto in questo caso che lega l'HIIT e quindi gli effetti dell'HIIT sulle persone che hanno un diabete di tipo 2. Non è una meta-analisi, ma è una, diciamo, una review narrativa, quindi spiega in un modo più ampio, a volte anche con un pizzico di opinione da parte degli autori, ma insomma sulle riviste importanti questo fattore sempre molto ben limitato. Diamo qualche esempio più utile però, perché vanno bene gli effetti generali. Diabete di tipo 2 chiaramente bisogna contrastarlo con tante modalità, l'azione farmacologica è a cura del medico, l'azione però dell'exercise medicine, come dice l'American Journal Sports Medicine, proprio l'esercizio fisico è una medicina a volte sinergica come in questo caso. Allora cosa fare? Intanto valutare il medico, e questo è un messaggio che diamo ai medici direttamente, perché le evidenze scientifiche attuali, quindi comunque questa è del 2017, ma ne troviamo sempre nuovissime ogni giorno, di diabete di tipo 2 e attività fisica, diabete di tipo 2 e HIIT. Bene, ormai consigliare in un modo molto generale di fare allenamento, di fare sport, di fare la camminata non è più sufficiente, quindi basiamoci sulle evidenze scientifiche, perché ovviamente da parte del medico consigliare di andare da un professionista dello sport che applica le evidenze scientifiche significa passare il testimone ad un altro professionista che poi attuerà esattamente quello che per il paziente è la cosa migliore. Però chiaramente prescrivere fare attività fisica non è una prescrizione, prescrivere fatti le camminate non è una prescrizione, ma prescrivere HIIT è una prescrizione. In quel momento però ci vuole un professionista che lo sappia attuare. Quindi doppio messaggio per i medici da una parte, per i professionisti dello sport dall'altro:
contattatevi, entrate in contatto tra di voi, perché poi alla fine il paziente ne deve avere il miglior vantaggio. Nel 2018 basarsi sulle opinioni anche per queste patologie nell'una e nell'altra professione chiaramente non è la cosa migliore. Oggi abbiamo segnalato questa, che è una review narrativa ma molto interessante, della uscita nel 2017, l'HIT prescritto a pazienti con diabete di tipo 2 consente un miglioramento del controllo glicemico, della composizione corporea e anche della pressione arteriosa. Quindi condizioni non da poco, che migliorano chiaramente in un modo anche importante la qualità della vita del paziente e quindi magari anche la possibilità di poter vivere sicuramente meglio. Grazie a Max Bau anche per i suggerimenti che ci ha dato, e ci sentiamo domani con un nuovo video della Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.